Molt bé, comencem la sessió de la tarda amb la amb una conferència de Francesco Granatiero que viu que ha nascut al centre d'Itàlia, però viu des de fa molts anys a Torino, on treballa com a metge i després d'algunes algunes plaquets de poesia en italià, s'ha dirigit, s'ha adreçat a la seva recerca, s'han adreçat al dialecte apulo-garganico, publicant una quinzena de volums de llibres, en part recollits en un llibre que es diu Premeture, Guidaleschi, poesia 1975-2019, publicat per tant en el 19, nel 19, insieme ai contributi critici come Tesio, Spagnoletti e Brevini. In parallelo ha pubblicato molte opere a carattere linguistico, culminate nel monumentale vocabolario dei dialetti garganici e vari saggi critici, tra cui La Divina Commedia nei dialetti italiani e La Pantera e il Camaleonte, i travestimenti della Divina Commedia, quindi questo in letteratura e dialetti del 21. Quindi ci ha mandato Francesco Granatiero, ci ha mandato una registrazione del suo intervento che passiamo a sentire, a vedere. Insomma. Avanti. Buonasera. La Divina Commedia nei dialetti italiani. Certamente, oltre che dalla magnificenza della commedia e dal suo incomparabile immaginario, i poeti dialettali e i cultori delle proprie lingue locali sono stimolati a tradurre dall'odore della pantera, ossia del volgare illustre che, pur non coincidendo con nessuno degli idiomi regionali italiani, profuma ovunque, conservando traccia di ognuno. In altre parole, da ciò che fa di Dante il padre della lingua italiana e della sua dialettalità. La traduzione della commedia è la prova più impegnativa, ma anche la più idonea, per dare dignità alla propria parlata e ciò indipendentemente dall'intento che ci si prefigge, sia esso divulgativo, mimetico o parodico, di massima fedeltà o di libera riscrittura, anche se a prevalere è di gran lunga, all'inizio e non solo, il verismo, il realismo, l'imitazione. Il plurilinguismo dantesco si struttura in una lingua totale, onnivora, a cui concorre tutto lo scibile della civiltà medievale, una lingua fondante, dove è accolta molta terminologia, variante neolatina del toscano o dei volgari dal nord al sud della penisola, le forme arcaiche o letterarie tuttora vive nei nostri dialetti. La fortuna della commedia, già notevole nel 300, quando ebbe molti commentatori, tra cui il Boccaccio e i figli del poeta, andrà scemando nei secoli successivi. Soltanto l'Ottocento, con il Foscolo, il De Sanctis e il Carducci, metterà l'opera dantesca nella sua giusta luce, per una piena rivalutazione, consolidata nel Novecento da indagini estetiche, valutazioni filologiche, supporti storici e biografici e studi linguistici e strutturali. Di pari passo con la fortuna dell'opera andranno le traduzioni nei dialetti italiani della commedia, che rappresenta un modello di cultura religiosa e civile, mentre il viaggio ultraterreno del poeta viene visto come il cammino dell'uomo oppresso o perseguitato verso il riscatto e la libertà, così come nell'esilio di Dante l'uomo riconosce i propri diritti calpestati, i suoi valori di patria e di giustizia. La commedia, fondata su un sistema di valori assoluti, è storicamente impegnata contro il male che affligge l'umanità. Si tratta di ideali molto vivi nel romanticismo e nel risorgimento. Dante è ritenuto il padre dell'italianità e della patria ancor prima della sua Costituzione. Ai primi saggi del milanese Carlo Porta ben presto seguiranno versioni anche nel meridione. Si pensi ai calabresi Vincenzo Gallo, custode di carcere e maestro elementare,
il primo a tradurre integralmente il Paradiso, e Saverio Albo, che fece altrettanto con il Purgatorio. Il massimo poeta dialettale milanese Carlo Porta fornisce in parodiche ottave una prima molto parziale traduzione dell'Inferno, che sicuramente rappresenta il capolavoro nel suo genere. Non si può infatti non concordare con Pietro Gibellini che le versioni di Carlo Porta, oltre a preannunciare sviluppi futuri, sicuramente presentano anche un valore intrinseco, offrendo il primo degno risultato dopo le prime acerbe prove del tirocinante. Pure in milanese è l'Inferno tradotto integralmente da Francesco Candiani, in agili sestine, ricche di sapidi richiami politici, con i cui proventi furono acquistati 1 milione di fucili destinati ai garibaldini. Limitandomi ad alcuni nomi esemplari, ricordo il calabrese Francesco Rimarzi con il suo Paradiso, il napoletano Domenico Iaccarino, che fa una traduzione divulgativa dell'Inferno alquanto generica e approssimativa, il veneziano Giuseppe Cappelli, che dà alle stampe la prima versione integrale della commedia in terzine isometriche che riescono a penetrare tanto il tessuto poetico quanto il senso profondo dell'insieme, conferendo al dettato un tono di familiarità e un fare per gradi lineare che davvero possono giovare alla lettura. Ricordo ancora la traduzione cosentina in terza rima della commedia dell'agrimensore Salvatore Cervini, seconda in Italia e prima nel Mezzogiorno, dove è sicuramente tra le cose più riusciti. Inoltre i primi 21 canti dell'Inferno dello scrittore poeta siciliano, oltre che regista teatrale cinematografico, Nino Martoglio, che tra il 1889 e il 1900 sulla rivista satirica Il D'Artagnan mescola e storpia ad arte lingua e dialetto, offrendo una parodia caricatura in cui ridicolizza i personaggi corrotti della vita politico-amministrativa ed ecclesiastica locale del suo tempo. La versione isometrica, integrale in terza rima dell'ex garibaldino Tommaso Cannizzaro, che resta il più possibile fedele al testo, anche se semplificando ed esplicitando le parti più oscure, lascia intatte struttura e sintassi dei versi più sibillini. Il sacerdote filologo angelico Federico Gazzo, che stampa una commedia in terza rima dichiarando l'intento di aderire al dialetto ligure nella sua originaria purezza. Il medico siciliano Filippo Guastella e l'orefice Giulio Veronesi, che travasano l'intera commedia, il secondo in versi molto gradevoli, avvantaggiato dalle molteplici possibilità offerte dalla forte contrazione linguistica del romagnolo. Fra i traduttori dell'intero poema nel secondo Novecento ricordo il pugliese Gaetano Savelli, che lo riversa con naturalezza in un dialetto spigliato e musicale molto aderente al parlato. Rosa Gazzara siciliano e il padre domenicano Domenico Canalella, che hanno tradotto in messinese anche le opere di Omero e di Virgilio. Per quanto riguarda le traduzioni parziali, i canti più tradotti sono Inferno, primo canto, quinto e trentatreesimo, ma la scelta cade frequentemente anche sul canto ventiseesimo dell'Inferno e sul canto trentatreesimo del Paradiso. Non mancano però versioni particolari come il recentissimo canto ventiseesimo del Purgatorio di Nicola D'Uberti in un rustico monregalese. Complessivamente, tra versioni integrali e versioni di singoli canti, Andrea Alessandro Pellini ne ha contate almeno 370. Un accurato blog trilingue italiano, inglese ed esperanto sulle traduzioni della commedia è Dante Poliglotta di Turone, dove è possibile leggere e ascoltare, tra le molte versioni dialettali, anche quelle dell'episodio di Ulisse della Francesca da Rimini, richieste al sottoscritto dal noto magistrato. Al notevole incremento di trasposizioni della commedia a cui si assiste nel Novecento avrà pure contribuito alla rivalutazione romantica delle tradizioni popolari e dei dialetti,
ma la motivazione profonda sembra essere ancora quella che animava le traduzioni della Gerusalemme liberata nel 6 e 700. Alla base dell'operazione c'è sempre il bisogno di legittimazione letteraria del proprio dialetto. Con la svolta del secolo breve, la poesia dialettale non si accontenta più di rappresentare e riprodurre la realtà così com'è, passa dal comico al sublime, abbandonando le forme epico-realistiche e privilegiando quelle lirico-elegiache. Uno dei fenomeni più significativi che entrano in crisi con questa svolta è il travestimento dei classici. Non che detto travestimento si riduca o scompaia, tutt'altro. Semplicemente non interessa più i grandi nomi della poesia dialettale. D'altronde, con l'alfabetizzazione e l'acquisizione dell'italiano pressoché generalizzate, neppure l'intento divulgativo delle traduzioni dialettali, ben presente nell'Ottocento e nel primo Novecento, ha ormai più ragione di esistere. La scolarizzazione e i mass media daranno un duro colpo alle parlate dialettali. E questo forse spiega non solo il paradosso della poesia in dialetto della seconda metà del Novecento, la quale ha il suo maggiore sviluppo proprio mentre i dialetti del vecchio mondo agricolo-pastorale si avviano al tramonto, ma anche in parte l'aumento di traduzioni del poema dantesco tra fine Novecento e 2000, nel cui picco, sganciato dalla svolta neodialettale degli anni 70, potrà confluire. Oltre alla ritardata risposta del sottobosco vernacolare, sicuramente l'impatto di internet e dei social network sui dialetti da una parte e sulla fortuna di Dante dall'altra. La fortuna dantesca sembra aumentare in progressione geometrica ed è tale che, per quanto si scandagli, non si ha alcuna certezza di esaurire la ricerca non solo delle versioni di singoli canti, ma neppure delle traduzioni integrali, tanto appare diffuso il desiderio di sondare le possibilità linguistiche della propria lingua locale. E certo, se di sondaggio, di prova di forza si tratta, non c'è scoglio maggiore di quello offerto da Dante. Detto questo, quale potrà essere il giudizio di valore su questi travestimenti? Al Milanese Porta, che ricrea con giocosa, fresca e originale fantasia, affilando le proprie armi parodiche e caricaturali, così come alle satiriche mescitazioni del siciliano Martoglio, si oppone la mira del veneziano Cappelli e del messinese Cannizzaro, che semplificano e rendono la parola più familiare, meno astrusa, conservandone tutto il valore morale e traducendo con lineare fedeltà. Un qualcosa di simile fa anche il cosentino Scervini, che come Cappelli frantuma e digerisce il testo, rendendolo però più drammatico. Altri, come il genovese Gazzo, traducono per rendere giustizia alla dignità linguistica del proprio dialetto, o più semplicemente per la salvaguardia della propria lingua locale. Dante a chi darebbe la palma? Probabilmente a nessuno, poiché la poesia non si può della sua loquela in altra trasmutare senza rompere tutta sua dolcezza e armonia. Se Dante preferì per il suo poema la vivacità e naturalezza del fiorentino alla grammatica e solennità del latino, la naturale locuzio vulgaris alla artificiale locuzio secundaria, perché meravigliarsi se i suoi traduttori preferiscono la lingua parlata del loro dialetto alla lingua scritta della nostra letteratura? Perché il latino era allora parlato da pochi e il fiorentino molto più che fiorente, mentre l'italiano è oggi parlato quasi da tutti e i dialetti lo sono sempre meno. In quanto al valore intrinseco dei travestimenti, forse non è neppure lecito aspettarsi un qualche esito di poesia. Dovremmo più onestamente limitarci a considerare solamente i criteri di valutazione linguistica di una traduzione, verificare con Eugène Nida se è passato nella lingua ricettrice il messaggio della lingua fonte per mezzo dell'equivalente più prossimo e più naturale. Prima per quanto concerne il senso,
poi per quanto concerne lo stile. A Dante si potrà obiettare la necessità delle traduzioni tra lingue diverse, non certo il passaggio da una lingua a un dialetto, soprattutto se il popolo usa correntemente anche la lingua. Fino a quando la maggior parte degli italiani conosceva solo il dialetto, la traduzione dei classici nelle parlate locali era non solo un riflesso e una testimonianza della fortuna di Dante, ma anche un contributo alla conoscenza della sua opera e un notevole apporto alla compilazione dei vocabolari dialettali. Oggi, con il forte regresso della dialettofonia, il dialetto è diventato più astruso della lingua di Dante e la traduzione, non più necessaria, diventa, nel migliore dei casi, un nobile esercizio letterario. Esercizio da cui già Porta prendeva le distanze, associandolo a un gusto erudito e giocoso ormai anacronistico, ma che negli ultimi decenni del Novecento troverà nuove motivazioni nel processo di rivalutazione e valorizzazione dei patrimoni linguistici minoritari. Nessuno crede ancora a virtù particolari, intrinseche del proprio dialetto, che lo rendano superiore alla lingua, ma per molti poeti dialettali, i linguisti non distinguono tra lingua e dialetto, esso va considerato in maniera paritaria. Così è per Angelico Gazzo, che a inizio Novecento provava l'idoneità del genovese a trattare con precisione e sveltezza le materie più sublimi, esatte e immaginose. Così è, a distanza di un secolo, per il vercellese professore di latino e greco Giovanni Guaita. Assottigliare, infatti, un dialetto che sentiamo storicamente come marginale, fino a rendere le nuance di una impalpabile trama di metafisici lucori, sottolinea Giovanni Tesio, non è poco. È evidente però che con questi presupposti neppure ci si può basare sui criteri di una normale traduzione. L'atto del tradurre diventa infatti una sfida e il risultato una sorta di monumento al proprio dialetto, che così nobilitato e restaurato è il risultato di uno sforzo e non può in nessun modo essere accostato all'equivalente più prossimo e naturale di Nida. Oltretutto, l'innalzamento di livello del dialetto, necessario con un testo come la commedia, penalizza la trasmissione del messaggio e il travestimento, per quanto eccellente, non è condiviso dalla comunità dei parlanti. Non è azzardato dire che probabilmente il numero dei suoi lettori è inferiore a quello dei traduttori. La recente grande fortuna della commedia, espressa in un numero davvero impressionante di versioni dialettali, quando non riguardi autori filologicamente e linguisticamente consapevoli, sembra piuttosto appannaggio del sottobosco vernacolare. E nel sottobosco, nel migliore dei casi, eliminando tutti gli intoppi che la traduzione comporta, si può anche raggiungere la naturalezza d'espressione con una piena aderenza al parlato, ma questo a scapito del messaggio e con risultati spesso molto riduttivi. Se fin dall'inizio del Novecento alla traduzione dei classici si preferirono il rifacimento, l'imitazione, il d'après, segnali tutti di una ritrovata pariteticità con i testi di partenza, non parrebbe allora il caso, nel nuovo millennio, di riabilitare pratiche traduttive titaniche, oltre che velleitarie, non dico inutili, la poesia lo è comunque e sdegnosamente, ma di certo poco sensate. Volendo però concludere positivamente nel settimo centenario della morte di Dante, non si può non evidenziare l'indiscusso valore di questi travestimenti come fedele sismografo della fortuna di Dante e parametro particolare, altamente significativo, della percezione della commedia nella nostra società. Essi infatti interessano trasversalmente non solo professori e filologi, ma anche medici,
avvocati, ingegneri, sacerdoti, frati, architetti, militari, agrimensori, orefici, calzolai, osti, legatori, ferrovieri, pittori, maestri elementari, portalettere, falegnami, fabbri, facchini, contadini, in altre parole, tutte le genti del bel paese laddove il sì suona. Grazie per l'ascolto. Ringraziamo Granatiero, il dottor Granatiero, per queste riflessioni, questa mappatura storica anche dei dialettali che ci situa perfettamente. Noi avremmo voluto che ci fossero molti altri dialetti, in realtà abbiamo questa mappa generale e due dialetti, mi sembra. Quindi siamo un po' ridotti, però insomma, diciamo che almeno ci permette di ricordare. Ebbene, allora andiamo a uno di questi, proprio dell'Ottocento, no? Quindi presento, per chi non la conosca, Donatella Buovolo, che è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Istituto Orientale di Napoli, specializzata in conservazione di manoscritti presso la Scuola Speciale per Archivistica e Bibliotecaria dell'Università di Roma, La Sapienza, e insegna, è un nostro collega, insegna lingua e letteratura spagnola, prima quando era a Napoli insegnava lingua e letteratura spagnola nei licei linguistici, e invece dal 17 è una nostra collega che insegna, insegna italiano presso l'Università Autonoma di Barcellona e quella di Girona. Tra i suoi campi di interesse c'è la codicologia e la paleografia, ha partecipato in diverse ricerche e progetti che hanno per oggetto la struttura materiale e la catalogazione di manoscritti medievali. È in corso di stampa presso Sismel Edizione Galluzzo i risultati di un censimento frutto di un lavoro di squadra dei manoscritti medievali datati nell'Italia meridionali. Quindi, e si occupa in particolar modo di scrittura beneventana, con diversi articoli apparsi sulla rivista Bibliografia dei manoscritti di scrittura beneventana presso l'editore Viella. E poi da qualche anno è diventata, diciamo, segretaria di redazione di Dante l'Arte. Alla parola Donatella Buovolo con le traduzioni in napoletano della Commedia dell'Ottocento. Sì? Mi sentite? Hai potuto accedere? Aprire? Bene. No, questo non è il mio. Sì, perché me l'avevi. Ah, bene, ho capito. Okay. Allora, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questo congresso. E nella mia breve comunicazione parlerò delle traduzioni ottocentesche dell'Inferno in napoletano. Come ha molto bene illustrato il professor Granatiero, a partire dall'Ottocento si assiste a un risveglio di interesse verso Dante, in particolare verso la Divina Commedia. Dunque, saranno proprio gli scrittori Foscolo, De Sanctis e Carducci che ridaranno centralità al testo che già nel 400 aveva visto gradatamente decrescere la sua fortuna. In quest'epoca assistiamo alla comparsa delle prime traduzioni della Commedia nei diversi dialetti italiani. Siamo in periodo risorgimentale ed il viaggio di Dante nell'oltretomba viene interpretato sia in chiave religiosa come viaggio per raggiungere la salvezza ultraterrena, ma soprattutto in chiave politica come metafora del viaggio verso la giustizia e la libertà. Nasce un vero e proprio culto di Dante che viene considerato il padre della lingua italiana con la sua ricchezza e varietà dialettale e quindi di un'unità politica non ancora raggiunta. Insomma, il padre dell'italianità e della patria.
Nella sua condizione di esule e nella sua poesia ricca di valori civili e morali si riconobbero le generazioni protagoniste del Risorgimento italiano, che lo elevarono a simbolo e profeta del riscatto nazionale. La presenza nel poema di tante espressioni prese dai vari dialetti favorì i tentativi di volgerlo nel proprio, con l'intento sia di tradurlo letteralmente che di rivisitarlo. Allora, una breve carrellata già ha introdotto molto bene il tema, appunto, il professor Granatiero. Nell'Ottocento, se vogliamo parlare di numeri, compaiono 63 traduzioni, di cui solo due integrali. La distribuzione delle traduzioni nell'Ottocento non è omogenea su tutto il territorio nazionale, perché si ha una netta prevalenza dei dialetti settentrionali e centrali, 47, rispetto a quelli meridionali, solamente 16. Si comincia con il dialetto, con i dialetti settentrionali, infatti, quindi alcune traduzioni parziali dell'Inferno in milanese, Carlo Porta, in piemontese e in bolognese, e poi cominciano anche i dialetti meridionali con la comparsa della traduzione in calabrese di alcuni canti, sempre dell'Inferno. Poi, come vedremo, prima dell'unità appaiono anche le traduzioni in napoletano, di cui ci occuperemo tra poco. Come appunto già è stato detto, sarà proprio nei dialetti meridionali, in particolare nel calabrese, che arriveranno sempre nell'Ottocento le prime traduzioni del Purgatorio per opera di Saverio Albo e del Paradiso per opera di Francesco Gallo e Francesco Limarzi. Molto più impegnative di quelle dell'Inferno, sia per l'argomento e per le implicazioni filosofiche e dottrinali, sia per il registro linguistico più elevato e per la progressiva perdita di contatto con l'esperienza del mondo terreno. È per questo motivo che il Purgatorio e il Paradiso sono rimaste lontane dal gusto ottocentesco e in generale da quello del lettore medio di ogni epoca della commedia. E da ciò ne deriva che l'Inferno è stata la cantica più tradotta e i canti maggiormente tradotti in quest'ordine, almeno nell'Ottocento, sono il primo, il 33esimo e il quinto. Una breve carrellata delle varie traduzioni nei diversi dialetti italiani, ma partendo dal nord, abbiamo detto il milanese, Carlo Porta è stato il primo, il canto primo dell'Inferno e parzialmente altri, Francesco Candiani con dedica a Giuseppe Garibaldi, anche ce ne ha parlato il professor Granatiero, e Giacomo Rotondi, anche lui l'Inferno volta in dialetto milanese. Segue il canto, il primo canto sia dell'Inferno che del Purgatorio del Paradiso di Antonio Gaspari in veronese e il 33esimo dell'Inferno. In veneziano segnaliamo la prima traduzione integrale della commedia a cura di Giuseppe Capelli nel 1875, padovano e genovesi ancora. Passando all'Italia centro-meridionale, l'Abruzzo, diciamo, non dedica proprio una traduzione ma uno studio sul dialetto abruzzese nella Divina Commedia di Dante alla fine del secolo. Soprattutto la Calabria ha dato un grandissimo contributo. Abbiamo visto Vincenzo Gallo inizia con alcuni canti dell'Inferno e con la prima traduzione del Paradiso. Francesco Limarzi, anche lui la prima traduzione del Paradiso, che dedica a Francesco De Sanctis, e Salvatore Scervini, che è la seconda versione integrale della commedia in dialetto cosentino di Cosenza. Quindi la seconda nazionale, la prima meridionale, in dialetto meridionale. Ancora pugliese, siciliano, si ha notizia di una traduzione in dialetto messinese del 600 ad opera di Paolo Principato dell'Ordine di San Francesco di Paola
però no, è una notizia, non abbiamo il testo. E poi, appunto, come sempre diceva Granatiero, alla fine del secolo Nino Martoglio traduce i primi 21 canti dell'Inferno. Vediamo le traduzioni in dialetto napoletano. La prima che appare è quella di Francesco Di Lorenzo, il Dante napoletano, la Divina Commedia in dialetto partenopeo, pubblicata nel 1859. Sono i primi 11 canti. Nel 1870 la traduzione integrale dell'Inferno di Domenico Iaccarino, che in realtà si proponeva di tradurla tutta, infatti dal titolo Il Dante Popolare o la Divina Commedia in dialetto napoletano per Domenico Iaccarino. Lui scriverà anche gran parte del Purgatorio, che uscirà sulle riviste, e si fermerà lì. In realtà erano già usciti nel 1858 i primi 4 canti dell'Inferno, no? Quello che si diceva prima, che prima dell'Unità già comincia questo lavoro di traduzione in napoletano, che è uscita sulla rivista Il Bazar Letterario. Ma prima ancora di Di Lorenzo Iaccarino si era messo all'opera Raffaele Mastriani, intellettuale napoletano, che aveva tradotto in prosa alcuni canti dell'Inferno. Non ci occuperemo di questa traduzione. È comunque importante la Divina Commedia di Dante Alighieri, o Dante sbrugliata, schiaruto, arredutto in prosa con la lingua napoletana e le chiacchiere di tutte le commentature. Aveva un intento moraleggiante, didattico, popolare, e infatti ci dice: l'intenzione mia è stata di far scendere la conoscenza del suo bellissimo libro al popolo vascio. La mia intenzione è stata quella di trasmettere la conoscenza di questo libro bellissimo agli strati bassi della popolazione, il popolo basso. Cominciamo con Iaccarino, questo è il frontespizio dell'edizione del 1871, l'ho proposta perché serve un po' a inquadrare il personaggio. Al centro, il centro del frontespizio è occupato da tutti i suoi titoli, le onorificenze che aveva ricevuto, di cui ne andava molto fiero. Talmente fiero che si faceva anche fotografare spesso con tutte queste medaglie. Sì, era proprio un appassionato del genere. E non solo, alla fine del testo ci sono una serie di appendici, e una di queste appendici è l'elenco scrupolosissimo e lunghissimo di tutte le onorificenze, medaglie, diplomi che gli avevano tributato. Allora, vediamo un po' Domenico Iaccarino, appunto napoletano, era professore, giornalista, saggista, poeta, ha il merito di avere tradotto per la prima volta in napoletano tutta la Cantica dell'Inferno. Per quanto riguarda le sue posizioni politiche, era un liberale, era vicino alle posizioni della sinistra democratica e agli ideali del Risorgimento. Infatti accolse con grande entusiasmo la spedizione dei Mille. Come abbiamo detto, appunto, tradusse gran parte del Purgatorio, ma che uscì a puntate sul giornale, non fu mai pubblicata interamente. E nel 1867 fonda la Scuola Popolare Dantesca Napoletana, con lo scopo di istruire ed educare le masse popolari infime della città di Napoli mediante la lingua che esse parlano ed intendono. In realtà lui si proponeva di fare una lettura a voce alta, vicolo per vicolo, dei versi della Divina Commedia, insomma una lettura d'Antis tra i vicoli. Non sappiamo se ci sia riuscito, è vero che i destinatari di tutte queste traduzioni dialettali, non solo queste in napoletano, in generale, quindi gli strati bassi della popolazione che non potevano apprezzare l'opera di Dante, in realtà non riuscirono a fruirne, in quanto lontani dalle cerchie borghesi dove ebbero diffusione, quindi resta comunque un'utopia. Un esempio delle posizioni politiche di
di Domenico Iaccarino lo possiamo leggere anche all'interno del testo, che è preceduto dalla vita di Dante spalefecata al popolo, spiegata al popolo. Gli Guerfi e gli Ghibellini erano due partiti del popolo di Sciurenza. Le Guerfi gli venne appresa al Papa, li monaci e li prievete. Gli Ghibellini si mettettero dalla parte del governo della Repubblica. Insomma, le Guerfi erano reazionari e gli Ghibellini erano liberali. E lo stesso Dante fu il stesso Ghibellino e per questo fu asiliato. Devo tradurre, i Guelfi e i Ghibellini erano due partiti del popolo di Firenze. Non è necessario. No, era interessante appunto questo Dante fu il stesso Ghibellino che insomma fa pensare al Ghibellin fuggiasco, no, di foscoliana memoria. E, sì, insomma, lui spiega un po' in breve il significato di tutta la commedia. È divertente un po' questa, il titolo che dà, che bo dicere, che vuol dire, che bo dicere. E quindi spiega un po' a grandi linee, ma andiamo davanti. E poi, sempre per ritornare sul personaggio che era, diciamo, molto pieno di sé, diciamo, autocelebrativo, un'altra appendice è dedicata ai giudizi, esami critici, polemiche sulle traduzioni del Dante in dialetto napoletano per Domenico Iaccarino. Ne elenca 55 recensioni, sono tutte positive tranne un paio che sono leggere polemiche a cui lui poi risponde. Questo per dire che comunque fu molto bene accolto, diciamo, la sua traduzione fu molto bene accolta. E come esempio è la recensione di Francesco Mastriani, abbiamo visto proprio un addetto ai lavori, lui stesso traduttore in prosa, che dice, sentiamo, che era uscita sul suo giornale, sentiamo il debito di tributare una parola di elogio al signor Domenico Iaccarino per la difficile traduzione in dialetto napoletano ed in versi che gli sta pubblicando dello Inferno del Dante nel suo giornale Partenope. Quindi questo proprio all'inizio, quando erano usciti i primi canti. Quando si pensi alla difficoltà di ridurre nel linguaggio del nostro volgo napoletano gli altissimi concetti del gran poeta italiano, non si può far di meno di riconoscere nel signor Iaccarino un merito non comune in questa sorta di lavori che chiedono un profondo studio nel nostro dialetto e una piena intelligenza del testo. Quindi la consapevolezza della difficoltà di questa operazione di traduzione, che presuppone non solo una grande conoscenza del testo, ma anche del dialetto in cui poi si volge. Questo invece è il frontespizio molto più sobrio di Francesco di Lorenzo. Su Francesco di Lorenzo non abbiamo grandi notizie. Sappiamo che era nato in Sicilia, a Milazzo, aveva studiato a Napoli presso i Gesuiti, era figlio di un colonnello d'artiglieria. E aveva pubblicato, si dilettava, cioè diciamo era un autodidatta, scriveva poesie, aveva pubblicato anche delle poesie in italiano. E, sì, diciamo, ricevette, ecco, nel suo, ecco, una cosa importante, come diceva anche Granatiero, non era un letterato di professione, faceva tutt'altro, era un impiegato presso le carceri militari e nel tempo libero cominciò a tradurre dei canti dell'Inferno. Non ebbe delle critiche positive, tutt'altro, forse perché non era un addetto ai lavori. Si è tanto allontanato dal testo che se prima non troppo si comprendeva la Divina Commedia in alcuni luoghi, se fosse stata compita questa traduzione saremmo rimasti perfettamente al buio per l'intero. Il dialetto è molto travisato, quindi una grande stroncatura. La stessa stroncatura gli tributerà un altro critico nel suo saggio di commento al Dante napoletano. In realtà, come vedremo nell'introduzione che dirige i lettori, ha un intento divulgativo come tutte queste traduzioni, ma anche di divertimento. Quindi, diciamo, in alcune espressioni del dialetto che poi vedremo si può assaporare, diciamo, questo divertimento che prova lui stesso e provoca negli altri.
andiamo avanti velocemente. Questa è l'introduzione che dedica ai lettori. Ardimentosa è senza dubbio l'impresa alla quale mi sono accinto, ma potrebbe per avventura parer temeraria se il mio divisamento fosse stato quello di privarla Alighieri del maggior suo pregio, traducendolo nel nostro dialetto. Ma lo spendermi a ciò fu benanco mio consiglio adattare all'intelligenza del popolo le sublimi ispirazioni, i concetti troppo alti del maggior poeta dell'universo, perché come adotti così al popolo potesse riuscire di diletto ed utile insieme. Se io mi sia ben avvisato, giudicherà il lettore che almeno vorrà darmi alcuna lode per la mia intenzione. Ancora due parole in generale su queste traduzioni. E in generale, tradurre Dante in dialetto, e in particolare in uno dei dialetti meridionali così distanti dal volgare siciliano, non dovette essere impresa facile, anche se in Dante si trovano molti termini presi dai vari dialetti, dai vari volgari. E di questa grande difficoltà abbiamo una testimonianza in uno dei traduttori, in Salvatore Scervini, che ha tradotto la commedia in calabrese, che all'inizio della sua traduzione ci dice: «Io per tradurre Dante in calabrisum disseccai 4 anni l'intelletto», quindi mi prosciugai l'intelletto per 4 anni. Come ha detto anche il professor Granatiero, spesso si tratta di traduttori non professionisti, mentre lo era Domenico Iaccarino, per esempio, di Lorenzo no, era un impiegato, e lo stesso Scervini era un agrimensore, e poi, come ha elencato il professor Granatiero, tutta una serie di mestieri. E per quanto riguarda nello specifico la traduzione di Iaccarino, in terza rima, un intento divulgativo, segue la norma grafica derivata dalla tradizione dialettale scritta, è molto fedele al testo e molto rispettoso, il verso è regolare, molto regolare, in questo però sacrifica un po' le potenzialità del dialetto napoletano che offrirebbe o avrebbe offerto il dialetto napoletano. Tra la traduzione di Lorenzo, anche in terza rima, il verso è meno regolare, però potremmo dire che proprio in questo, diciamo, lui è in qualche modo fedele a Dante, perché come Dante adatta il verso alle sue necessità espressive, non si fa, diciamo, grandi problemi. Il dialetto è più fresco e popolare, e oltre a quella di educare, come abbiamo visto, ha anche volontà di divertire. Lo vedremo con alcune espressioni. Quindi passerò velocemente a così qualche esempio. Ovviamente il Sisi, proprio 2 minuti, l'incipit, la selva oscura, a mezza strada della vita mia che mi trovai tra una buscaglia scura che avevo sperduto alla diritta via, diciamo il verso di Iaccarino abbastanza regolare, sì, ci sono degli adattamenti, però la rima in qualche modo è rispettata, almeno l'assonanza. Da sotto a 38 anni io mi trovai, mentre io camminava per un bosco, padò la via diritta, mi sbagliai. Quindi qui già sonorità più napoletane, trovai, sbagliai. Questa particolare di 38 anni, diciamo, scioglie l'allegoria, quindi nel mezzo del cammino della nostra vita, quando non avevo ancora 38 anni, è il 38 perché è più breve di 35, quindi diciamo il verso non si allunga troppo, trova questo escamotage. L'incontro con la lonza, per dimostrare appunto la fedeltà, no, di Iaccarino, e al principio tecota dell'erta una diavola veco de pantera che de pila ammacchiato era coperta e mi guardava con una brutta cera, anzi li fatti miei tanto guastava che voleva i da dove venuto n'era. Diciamo è molto fedele, ci sono anche molte parole non dialettali, anche delle figure retoriche, sono la nastra è rispettata, che di pilo ammacchiato era coperta, che di pelmacolato era coperta.
Matek di Lorenzo che muove nell'ubrodo, ecco che ora viene il bello. Comunque tutti e due mantengono ed ecco, no? Questo avverbio per esprimere qualcosa che avviene all'improvviso e anche per richiamare un po' l'attenzione. Che appena io la saglieva, una pantera si fece innanti e mi guardava sodo. Non poteva camminare, che le budella fregnare me sentea. Fragnare me sentia, però pensavo di me tornare e lassarli sa aiutel. Quindi pensavo di ritornare, ha paura, diciamo, e quindi vuole tornare e evitare di salire, lassarli sa aiutel, lasciare, evitare di continuare a salire. Ancora diciamo sì, leone, anche molto insomma, indicativo, e l'ora dell'utempo e la stagione, non però che paura non mi desse la vista del grossissimo leone, chi se pareva incontro a me venisse, con la capa alta e quel raggiuso diente, che l'uccello parea ne resentesse. Di Lorenzo, tu da tremula fui e sbatta a Ponza, un modo di dire dalla padella alla brace, sono due isole, dalle Tremiti, fuggi dalle Tremiti e ti ritrovi nell'isola di Ponza, molto, molto lontani da un mare all'altro. E così successe, poc'a un leone che io ved mi fece arrementare nonza, anche questa espressione, un leone, la vista del leone mi fece diventare un'oncia, mi fece rimpicciolire dalla paura. E senza un perché, senza ragione, da guappone, diceva cucchella capa, tremma lo mun, io songo lo patrone. Quindi da guappone, da guappo, da arrogante, no? Questa tipica figura napoletana, il guappo, la persona anche poco di buono, anche che si veste in una maniera eccessiva, no? Tra l'altro viene dallo spagnolo guapo, che ha anche un significato un po' di persona rissosa, cioè un secondo significato, e da vappa, no, latino, diciamo, mi sono documentata. E quindi da guappone, da arrogante, qual era cocchella capa con quella testa, così, insomma, sembra proprio di vederla, no? La testa del leone, diceva, trema lo mun, trema il mondo, io songo lu patrona. Molto, molto espressivo. Ancora velocemente pochissime cose. Sì, l'incontro con Virgilio, e mentre stea per scendere a Luchiano, l'annanza all'occhio mio si presentaia che zitto e muto steva da lontano. E quando lo vedette accomenzai, pietà di me, lo dico in fra di noi, mo ombra quella che sarrai. Pietà di me, diciamo, no, si lascia il latinismo, sciuliai, cadiette sana sano, ruciuliai in tacchil brutto vash, e vedda nom che stennea una mano, per carità buon om, io sto cabascio, le dicette, oie, se ti è corompiette, da camme leva, io mo la vita lascio. Quindi scivolai, caddi e completamente sano sano, proprio tipica espressione napoletana, non solo dialettale, rotolai verso il basso e vedi un uomo che mi stendeva la mano. Per carità, buon uomo, io sto qui giù, aiutami a uscire da qui perché io lascio la vita. Solo qui il veltro, no? Il famoso veltro che Iaccarino traduce con un gran cane, di Lorenzo si fa interprete perché dice no cane, lettera maiuscola, nu can, chi sta animale che attena l'immano, cioè che ha le mani, è un uomo, in realtà è can grande della scala, no? Quindi lui, diciamo, interpreta, non lascia l'allegoria così. E celeberrimi versi di lo duca issa non ti incoietare che tanto là se vola dove tutto se puote on tu chiù na di mannare l'umasta issa a isso caro non t'arraggiare pur si se vo a cussi da chi lo vuole e già che Dio lo bo tu l'hai da fare. Quindi anche qui esplicita di Lorenzo che si tratta di Dio, quindi la perifrasi che pur usa Iaccarino, diciamo, viene in qualche modo sciolta. Concludiamo con Paolo e Francesca, leggendo che a Ginevra non fui stanca di passare Lancellot, che giurai tenere la vicina a mano manca,
Paolo Treman, a me pure Vasai. Galiotto fu il libro che ad aprire chi uno buletta, canse lo iettaia. Abbastanza, diciamo, a Galeotto, il libro, non volli più aprire il libro, anzi lo buttai, me ne disfeci. Invece, quando arrivavamo a Dola Voccardiso, Vasai a Pezzachillo, Chillo Amante, quindi quando arrivavamo nel punto in cui la bocca al riso richiama molto il desiato riso, quindi non sempre di Lorenzo si allontana, è un gioco, diciamo, che si diverte anche lui a fare. Vasai a Pezzachillo, Chillo Amante, o Vasa a Pezzachillo in napoletano è proprio il bacio passionale. Paolo che per me muretta acciso, la bocca mi vasai tutto tremante. Lo libro non pesone lo scrivette. Chi è l'ompesone? L'ompesone è l'ampisa, appeso, l'impiccato. Quindi è chi degno di forca, è un galeotto appunto, però diciamo lo traduciamo da su. Non te dico lo riest, cassi dant. E qui possiamo finire anche noi. Grazie Donatella, avremo modo di parlare di queste, insomma, divertendo questo di Lorenzo, siete divertito a rendere espressivo, no? Sì, l'altro. Gli occhi dei contemporanei un po' più vivace, certo. L'altro molto raffinato, molto. Bene, passiamo all'ultimo per oggi, che è Lorenzo, dottor Lorenzo Azzaro, e che è. Ha avuto, cioè, proprio quest'anno, con tutte le difficoltà di questo mondo, ha fatto il dottorato, ha presentato la tesi diretta da me all'Università Autonoma di Barcellona. Lui è stato per anni qui, alcuni anni, 3 anni qui da noi, e quindi insomma la tesi è stata molto interessante, speriamo che poi si prenda forma di libro, comunque è consultabile, non mi ricordo se è consultabile o no, però insomma un giorno o l'altro la potremo leggere tutti. La poesia si chiama, il titolo è La poesia contemporanea italiana come adempimento all'accelerazione delle strutture temporali della tarda modernità. Lui si era laureato a Catania, penso nel vecchio ordinamento, senza dubbio, con una tesi di quelle che si facevano allora, dal titolo sempre, diciamo, in ambito poetico, La dimensione extraletteraria nella poesia contemporanea di Lello Voce. E poi, insomma, ha partecipato, è professore di lettere in ruolo a Torino e ha pubblicato articoli, interviste sulla nostra rivista Quaderni d'Italia, ma anche su altre riviste. Hai la parola Lorenzo, che ci parlerà di un documento strano in siciliano. Il titolo è Lingua e stile di un imitatore dantesco siciliano del XIV secolo, il curioso caso di Andrea Ansuso. Quindi avanti, Lorenzo, sei pronto? Hai potuto condividere? Devi condividere qualcosa o no? Penso di sì, no? No, non devo condividere nulla. Ah, d'accordo. Va bene. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito, per questa comunicazione a margine di questa conferenza su Dante. E, quello che volevo presentare oggi è praticamente un piccolo poemetto che si incontra, che si può trovare in un codice che è depositato presso la Biblioteca Nazionale di Madrid, la Zepina 23 numero 3, e che è consultabile anche online, e che vede curiosamente inserito tra l'inferno e purgatorio un poemetto composto da 51 terzine, scritto da questo Andrea Anfusio, a seconda delle, diciamo, dei documenti che ne riportano l'attività,
che era fondamentalmente un notaio che operava all'epoca di Martino e Bianca, e dunque a cavallo tra il XIV e il XV secolo. Una delle cose curiose da segnalare è che molto probabilmente, facendo riferimento alla prima edizione del 1905, Omenate a Ramón Méndez y Pidal, che vede riportato questo poemetto, forse la Biblioteca di Madrid attribuisce allo stesso copista del codice l'inserimento del poemetto di Anfuso, anche se, come dire, in realtà dagli studi successivi emerge che il copista, colui che ha inserito questo poemetto, molto probabilmente un copista differente rispetto a quello che ha fatto il codice. Per cui prima, diciamo, prima cosa che sarebbe giusto puntualizzare, quello che ci racconta questo poemetto, che in realtà, come dire, si allinea a Dante, più che altro dal punto di vista formale, anziché da quello contenutistico, perché si tratta di una cronaca, di una storia, no? Anzi, è il primo esempio di storia, che è un genere alla fine codificato a margine del XVI, tra la fine del XV e il XVI secolo, e dunque è l'anticipatore di tutto un genere che è molto fiorente nella Sicilia appunto del XV secolo. Ci racconta più che, come dire, un'imitazione stretta di quello che è sono i temi danteschi, una spia di quello che è la ricezione di Dante all'interno del sistema letterario della Sicilia a cavallo tra XIV e XV secolo. Cioè ci racconta come ci fosse una certa diffusione, forse, molto probabilmente, di Dante proprio alla fine del XIV e del XV secolo. Come dicevo prima, Andrea Anfuso era un notaio che praticamente, di cui abbiamo scarse notizie, cioè abbiamo poche notizie, non sappiamo come sia nato. Sappiamo che è stato investito notaio nel 1365, poi abbiamo alcune notizie degli anni che vanno dal 1405 al 1416, nel 1408 viene investito dalla carica di giudice di Lentini e comunque entra nelle grazie della Regina Bianca perché in un privilegio del 12 dicembre del 1413 viene inserito tra i familiari domestici della Regina Bianca. Non solo, la Regina Bianca viene citata all'interno di questo poemetto che è datato. È stato datato dall'Arditello nel 1900, se non mi ricordo male, 36, nel periodo che va dal 25 novembre 1408 al 25 luglio 1409. Indico queste date perché sono ricavabili da ciò che è il tema di questo poemetto. Cosa ci racconta questo poemetto? Questo poemetto di cinque quotazioni ci racconta di una colata lampia, che è quella del 1400, del 1408, che viene praticamente descritta a mo' di storia e serve anche per, come dire, celebrare la fermezza della Regina Bianca di fronte appunto alla tragicità degli eventi che colpirono Catania in quell'occasione. E in quell'occasione stessa viene pure citato Re Martino. Questo ci dà la possibilità di datare il poemetto appunto dal 25 novembre, giorno della fine della colata di questa colata lavica, alla 25 luglio del 1409, che è l'anno del decesso di Martino. Dicevo appunto, Anfuso, abbiamo poche notizie, è nato nel 1300, si pensa, ipotizza, sia nato nel 1340, nel 1365 appunto viene appunto dichiarato, riceve il titolo di notaio e poi esercita come giudice nel 1408. Dal 1416 in poi non abbiamo più notizie ed è plausibile che quella sia molto probabilmente la data di morte. Di questo momento ci sono la prima edizione appunto del 1925, poi ci saranno altre edizioni, l'Arditello
si arriva fino al 1947, ma non c'è uno studio approfondito. Se ne parla soprattutto come appunto capostipite di un genere che poi si paleserà due secoli dopo in Sicilia. Ma la caratteristica principale appunto di questo poemetto è innanzitutto il fatto di trovarsi all'interno di un codice molto probabilmente portato dal Duca di Zeda nel XVII secolo in Spagna, e dunque come dire, che gravitava in realtà prima in Sicilia, e che è scritto fondamentalmente in terzine dantesche. Questo è la prima, diciamo, il primo dato che emerge in maniera evidente, è la stesura in terzine di una cronaca, sostanzialmente, di una storia. E dunque, come dire, la volontà di, anche perché è impedito appunto tra interno il purgatorio, di un codice del XIV secolo, di manifestare la propria, come dire, competenza in materia dantesca. Ma la, come dire, la caratteristica anche interessante di questo poemetto è la, come dire, quel processo di toscanizzazione che la lingua del siciliano sta cominciando a subire, e che appunto ci mostra un siciliano illustre, fondamentalmente contaminato da latinismi, come già avveniva, e in più, come dire, da questi toscanismi. Abbiamo addirittura, per esempio, una mutazione dell'articolo, l'articolo Lu, o Lu Monti, Lu Patti, per esempio, diventa Al Monti. E questa cosa qui praticamente è assodata che non è una correzione di un eventuale copista, perché il verso, nel caso in cui si sostituisse l'articolo in forma toscana con l'articolo in forma siciliana a Lu, diventerebbe ipermetrope, e dunque tipo non riuscirebbe a, non darebbe contesto di questa cosa qua. Ma dal punto di vista qui, come dire, dal punto di vista linguistico, c'è una, diciamo, un incremento della componente toscana, che ci fa comprendere come la letteratura di quell'epoca stesse convergendo anche verso, diciamo, una toscanizzazione distinta. Altro, per esempio, però appunto quello che è interessante anche vedere, come dire, il debito culturale che la Divina Commedia, cioè o meglio l'influenza che la Divina Commedia esercita sull'autore, per comprendere appunto il grado di infiltrazione della diffusione della commedia nella Sicilia dell'epoca. Ed interessante, ho trovato per esempio l'utilizzo del verbo allumare. Allumati, che è un verbo di origine provenzale che è attestato, lo dico subito, ce l'ho qui, è attestato in Dante in Purgatorio 21. Purgatorio 21, ed è curiosa questa cosa qua, perché appunto questo poemetto parla di una colata lavica, parla del terremoto che arriva, e per esempio c'è una ripresa anaforica che è simile al 21° canto del Purgatorio, in cui praticamente si fa riferimento a Tazio, quando praticamente descrive i motivi dei sussulti che scuotono il purgatorio, e che appunto in cui Dante usa in senso anaforico trema, no? E lo stesso succede per Anfuso, in cui dice trema Catania, ancora di trema Iaci, e di un altro fiume Chiardi, e ancora più là riusa sempre una ripresa anaforica di trema, e in più allumare, come dire, risiede proprio nel canto ventunesimo del Purgatorio. Questo significa che Allumati, che già era attestato in Sicilia nel 1315, in realtà molto probabilmente l'utilizzo di un verbo come appunto allumare, che già era, come dire, appunto nel 1315 nel libro di dialogo del Santo Gregori, traslato da frate Giovanni Campisi di Messina, che appunto è stato nel 1315, in realtà derivi molto probabilmente da Dante, o dall'influenza che Dante ha esercitato
su Anfuso perché appunto presente nella Divina Commedia in una forma metaforica, ci sono altre occorrenze della Divina Commedia, ma curiosamente Allumare è presente proprio in Purgatorio 21 dove si parla di terremoti e quindi come dire, è plausibile che questa ripresa anaforica del verbo tremare che coincide col canto 21 del Purgatorio più l'utilizzo del verbo allumare, che è come dire, presente in Purgatorio, sempre in Purgatorio 21, possa farci pensare che l'utilizzo di questo verbo da parte di Anfuso derivi dalla lettura della Divina Commedia. Altro elemento che io ho trovato estremamente interessante, anche perché non c'è molto in realtà. Cioè non si trova molto, come dire, un'edizione veramente sarebbe qualcosa da approfondire con maggior attenzione perché è molto interessante come fenomeno letterario. Altra cosa interessante è il riferimento a Tifeo, che come dire, il nostro Andrea Anfuso fa nel suo poemetto. Cioè, praticamente, arrivato a un certo punto, Anfuso, ai versi 39-57 del poemetto, che è consultabile online presso la Biblioteca di Madrid, ci racconta, insomma, mostra la propria competenza, diciamo, letteraria e culturale, citando appunto parti di sulchi siano di soli tu, ci dice perché allumati mina ti gran fatti come discrivi Ovidio in sui volumi. Cioè ci racconta che l'Etna fondamentalmente è sottoposta a questa azione, racconta Ovidio, e più precisamente al verso 57 dice: ancor progetti un altro gran Mireo, più mi di poco, di l'altra gran Calcara, lo qual mi crio ch'ha mosso Tifeo. Cioè, cosa ci dice? Ci dice che praticamente in questo passaggio, forse non lo so se forzosamente o perché ho voluto vedere questa cosa qui, ma in realtà c'è anche un altro elemento che è curioso, proprio collegato a Tifeo. Anfuso ci dice che praticamente il vero artefice di questo momento, diciamo, tellurico, di questo solco che viene fuori dall'Etna è lo qual mi crio che ha mosso Tifeo, perché io ho letto Ovidio. Questo è il senso. Ed è un senso che fondamentalmente bacchetta sotto certi punti di vista Dante, che invece in Paradiso VIII verso 70, come dire, smonta l'idea che ci sia Tifeo, infatti ci dice Dante, aspettate che lo prendo, in Paradiso 70 ci dice: è la bella crinaria che galligina tra patina e peloro sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga, non per Tifeo ma per nascente solfo, altresì avrebbe i suoi regi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo. Cioè, che cosa significa questo? Significa che Dante sostiene che non sia la versione ovidiana, quella che sorregge la fuoriuscita della lava dall'Etna, ma è un evento naturale. In questo caso, invece, Anfuso dice: no, guardate, fa come dire una sorta di appello all'autorità ovidiana. E dice a Dante: no, guarda Dante, che secondo me è ti pone a stare giù sull'Etna e a come dire questa colata larga. La cosa curiosa è che anche se per motivi completamente diversi Dante viene bacchettato su questo elemento anche da Petrarca nell'unica nota contro Dante, che si trova in un Decoro Grafia di Pomponio Mela che è stato copiato dalla versione di Petrarca e in cui risulta
che, come dire, cioè Pomponio Mela sosteneva che Tiseo o Tifone, che si voglia, vivesse, ci fosse una grotta di nome Tifone che si trova in Cilicia. In realtà il mito ci racconta che Tiseo nasce in Cilicia e poi nella sua lotta, nelle varie, diciamo, nelle varianti che questa saga beotica ci racconta, poi vada a, come dire, venga fatto sprofondare in Sicilia, per cui in realtà sia la Cilicia che la Sicilia ci raccontano della saga di Tiseo. Però la cosa interessante è che Petrarca, tra virgolette, bacchetta Dante su uno stesso argomento, su uno stesso ambito su cui si concentra anche Anfuso. Su questa cosa qua c'è stato dei dettagli per comprendere se, perché c'è un manoscritto, ce n'è uno, se non là, i colleghi mi possono dare anche aiuto. Lorenzo, dovresti avviarti alla conclusione. Dovresti avviarti alla conclusione. Ce ne dovrebbe essere una che si trova, appunto, una copia che si trova a Napoli. No, la conclusione è che fondamentalmente ci troviamo di fronte a un poemetto che anticipa un genere letterario che poi avrà grande fortuna appunto durante il XV secolo, e che ci racconta di una Sicilia e di un sistema culturale all'interno del quale la ricezione di Dante è molto probabilmente era molto più profonda di quello che ancora, cioè, di quello che oggi noi praticamente supponiamo. Mi sono avviato alla conclusione, vi ringrazio per l'ascolto e un saluto a tutti. Grazie Lorenzo, sei stato applaudito, anche se non hai sentito, se vuoi ripetiamo. va bene, allora dai, apriamo i giochi, se ci sono parole, qualcuno, ecco, sì, prendi il microfono per piacere. Gabriella Gabagnini. Sì, solo così un'impressione che io ho avuto da queste belle comparazioni che ci hai fatto, questi confronti tra le due traduzioni. E così la sensazione che effettivamente Iaccherino è più scrupoloso, serio, e che insomma, è andato fino in fondo con grande rispetto, eccetera. Però anche, non lo so, se più italianizzante mi sembra, no? Che insomma, che si muova. Che certo, tradurre così come faceva Andrea Febré, che a ogni parola prendeva dall'italiano e calcava, non si gioca alla stessa partita, no? Insomma, questa è la sensazione. L'altro invece è sull'estremo opposto, perché si prende la licenza di riscriverlo in napoletano piuttosto che tradurlo. E certo, una via di mezzo era sicuramente complicata, effettivamente. Non so se questa è la mia sensazione, o no, anche la tua. Anche la prenditi, sì. apri. E anche la mia, sicuramente molto raffinata, no? La traduzione di Iaccherino, più, diciamo, gradevole, però quella di, almeno a noi lettori contemporanei, diverte più la traduzione di Lorenzo, il secondo, no? Perché è più colorita e diciamo, e siamo sempre nell'Ottocento, non è quel dialetto che si usa oggi in volgarito, che ha perso tanto, diciamo. È comunque ancora legato alla letteratura. Scusa, è legato pertanto di più all'oralità. Esatto. Non tanto alla tradizione. Sì, esatto. Mentre Iaccherino né con l'uno né con l'altro, perché non mi sembra che dietro ci sia il napoletano classico. Dietro la traduzione di Iaccherino, nella grafia, sì, ma non... Vabbè, diciamo che la tradizione poetica era comunque più letteraria, più vicina all'italiano, la tradizione classica, dialettale.
però insomma sì sì, ho la stessa tua sensazione, diciamo un po' di annoiarmi, cioè di non infatti sì, anche nei modi di dire, anche un po' che userebbe veramente il popolo vascio, ecco, un per dirla sciapa, eh? Un po' più sciapa di sì. Quella di Piacerino, un poco più diluita, no? Sì. Però dico invece, è appunto come dici tu, è più legata all'oralità quella di Di Lorenzo, cioè espressioni che potrebbe usare il popolo vascio, cioè il popolino, no? Come si diceva allora. Bene, no, grazie. Martoglia aveva parlato di questa traduzione di Di Lorenzo facendone la stroncatura o mischiato? No, 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 era un altro, sì, sì, un altro critico. Diciamo, li avevano stroncati, l'aveva stroncato un po' tutti, l'avevano stroncato, però no, Martoglio no, c'era un critico abbastanza sconosciuto. E poi il suo biografo dell'Ottocento, il biografo dei poeti dialettali napoletani, cioè aveva avuto un'accoglienza molto molto negativa, secondo me perché non era un addetto ai lavori, appunto si era allontanato da quel canone classico che allora era imperante. Grazie, grazie Lorenzo, grazie Donatella, io vi ringrazio per queste due relazioni. Cioè, Orange, ecco, non ci sente. Ecco. Vabbè. Sì, comunque, sì, no, cioè io... Senti, Lorenzo? Non ci sente. No. Lorenzo, senti? Vabbè, poi... Sì, ecco. Comunque, grazie Donatella per questa presentazione, questi testi, io mi sono divertito moltissimo. Mi sembra poi molto, molto interessante che ci sia anche questa dimensione in questo nostro incontro che abbia a che vedere anche con queste espressioni. E io pensavo appunto a questa cosa questo versante, questa diversità delle traduzioni, che delle volte questa traduzione di Di Lorenzo, mi chiedevo, ci diverte anche perché conosciamo il testo e quasi postmodernamente facciamo l'operazione di ma guarda che bello come l'ha resa la cosa, esatto. Però perché conosciamo il testo. È un Dante pop. È vero, sì, sì, sì. E funziona, soprattutto, che è bellissimo, secondo me. Cioè, io ho avuto dei momenti proprio di gioia di vedere questi versi, però perché fai il confronto con il testo che ipoteticamente sarebbe oggetto di traduzione. Quindi mi chiedevo se anche questo fosse dietro all'intenzione del traduttore, perché ci sono delle espressioni che veramente sono belle, perché funzionano, diciamo, in confronto alla traduzione. O era veramente così... Diciamo, immediato? No, io penso che ci sia uno studio dietro del testo. Cioè, non... cioè dico nel senso del pubblico. Dell'intenzione. L'idea che sia una riscrittura deliberatamente, ecco. Riscrittura, quindi appropriazione. Perché poi in quell'epoca... non dimentichiamoci che magari oggi l'idea della traduzione, la visione che noi abbiamo della traduzione è molto più ristretta. Noi chiamiamo non più traduzione un'operazione del genere, magari oggi la chiamiamo riscrittura, però anticamente la traduzione era anche una variazione. La traduzione libera era concepita come tale, come traduzione, però era per tutto l'Ottocento ancora... Normale anche quando non era un gioco o un divertimento, allontanarsi così dal testo. Quindi che ci sia l'intenzione a me, cioè, non mi stupisce, non lo so, ognuno, però insomma. Sì, sì, sono. Sì, io dicevo appunto perché come presentare il leone era troppo, scusatemi, troppo bello. Sì, infatti. Però questo troppo bello viene dal lettore che vede, guarda il testo originale di Dante com'era e come invece questo il guappo che... Allora, insomma, questo là, sì, sì. Poi mi ricordava chi è Petito, no? Aspetta, che mette in scena una Francesca comica, in realtà. No? E quindi sono esperimenti più o meno... Sì, esattamente quello pensavo, che la traduzione di Lorenzo, delle immagini come un testo teatrale. Sì. Delle immagini lì
quelli che si muovono e si travestono. Sono gli stessi anni più o meno, no? Non so, di che anno era questo? 1850, gli anni 50 Petito, dell'Ottocento. Che cosa sarà? Petito più o meno negli anni, no? 50-60 era quello. Ci sono anche altre traduzioni di cui io non mi sono occupata perché sono tra finire 800 e inizi 900 che sono molto teatrali e che i protagonisti della Divina Commedia sono Pulcinella, Assunta Spina, quindi... Teatralizzazione. Allora la fonte è quella, è il teatro popolare napoletano. E infatti, cioè, proprio pensiamo sempre al Decamerone come teatro, no? Sulla scia di Borsellino, eccetera. Ma in realtà anche la... Beh, voi avete dedicato, penso, un numero di Dante e l'arte alle teatralizzazioni della Divina Commedia. E c'era Petito, perché quel testo è magnifico, cioè una... che è stato messo in scena per parecchio tempo, eh? Cioè, mi veniva in mente la lingua del Dante del Topolino, no? Con questo avvicinarsi così e creare l'effetto comico tramite appunto la parodia. Ecco, sì. Allora, sì, congratulazioni a tutti e due. E allora io avrei una domanda che è una curiosità, in realtà. Cioè, hai insistito sul fatto che la Calabria sia stato un centro di traduzioni. Mi chiedo, c'è qualche spiegazione in proposito che... in Calabria ci fosse una scuola determinata o gente o è il caso che ha voluto che sia così? No, io c'è anche un po' quello che insomma sono riuscita a documentarmi, un legame con Gioacchino da Fiore che c'è, no, nella, e quindi diciamo si sente molto questa vicinanza con la Divina Commedia, penso che sia anche questo, sia... Si senta proprio. Sì. Se avete notato una curiosità, Zingarelli, Zingarelli, Nicola Zingarelli, che fa una versione dialettale, però immagina uno che ha fatto il dizionario della lingua, infatti, poi si diverte a fare una... Il dialetto di Cerignola. Certo, era normale, sì. Cioè, il dialetto... Il contrappunto alla lingua non era in collisione, non era in rottura, al contrario, in quel momento l'italianismo, l'italianità linguistica doveva coniugarsi anche con il recupero popolare di tutta la cultura popolare, come avevano detto i romantici, no? E quindi i migliori italianisti facevano questa... Era un po' l'idea di raccogliere, no? Una domanda chiedo soprattutto a te, che insomma sei più dentro la cosa linguistica. Vi trova questa specie di mappatura che ha fatto Granatiero? Io sono arrivata a metà, non l'ho ascoltato dall'inizio, però sì. La mappatura nel senso cronologico. Cronologico, perché, sì. Vabbè, perché, certo, questo è... È complicato, però sicuramente le cose, la sensazione che ci sia stato così come gli ultimi colpi di coda a fine del millennio è che le cose ora siano cambiate di nuovo. E c'è stato un momento tra gli anni 90 del secolo scorso e l'inizio del millennio in cui c'era stata una rifioritura dei dialetti e una... veramente legata alla globalizzazione, alle nuove tecnologie, alle nuove piattaforme che sembravano aprire nuove possibilità, no, di riscoperta dei dialetti, legate anche a io credo, a fenomeni politici globali, no, in Europa, eccetera. Però anch'io ho questa sensazione che invece le cose ora siano cambiate di nuovo. Però è una sensazione, non ho la più pallida idea di che cosa, di come... Tutte in genere, tutte le... come si dice, le prognosi dialettali, tutti gli scenari possibili che sono stati disegnati nei decenni scorsi sono sempre miseramente stati smentiti. Eh sì, perché negli anni 60 i dialetti moriranno tra 10-20 anni e non sono morti. Negli anni 90 al contrario, si diceva invece che i dialetti lunga vita... No, io credo che è difficile dire come, perché non lo so, però insomma lui penso che sottolineava questo, che ora, no,
mi è sembrato di capire che ora ritradurre in dialetto la Divina Commedia non ci sia più spazio per questo. Forse negli anni 90, alla fine degli anni 90 non l'avrebbe detto, secondo me, questo voglio. Alla fine degli anni 90 si pensava che invece le cose stessero cambiando di nuovo. Questa è la... Grazie, grazie a tutti e tre. Grande Tero non è in linea, non ci sente. Eh? Risponde. Beh, peccato, non risponde. L'osservazione riguardava anche lui e la domanda. Allora, se ho capito bene un po', cerco di fare per me un po' la sintesi di quello che ho sentito così ricco, variegato, eccetera, eccetera. Ho avuto l'impressione essenzialmente che si traduce si adatta in dialetto per come dire, un atteggiamento talvolta anche un po' condiscendente, anche in senso letterale, cioè scendere verso il popolo basso e quindi dargli la pastura dantesca, insomma, no, la pappa dantesca, che a cui non può dare. Autopromozione anche? Per alcuni abbiamo visto quel petto da generale sovietico, non mi ricordo come si chiami, e poi quello che si diceva ora, appropriazioni pop, in senso lato. Ora, soprattutto, ci pensavo ascoltando il primo intervento, ma cercando di capire man mano quello che Donatella ci sta presentando, volevo chiedere se emerge quello che è anche come dire, un dato costante nella storia della traduzione con ambizioni diciamo letterarie, è quella di illustrare la propria lingua, nel senso di Dubelet, della Défense et Illustration, e cioè confrontarsi con la lingua di Dante per dare lustro, certo, alla propria lingua, innalzarla, dimostrare che è capace di, e via dicendo, a un livello che è quello della poesia e che non è quello della filosofia o della scienza o della, nel campo specie della prosa, l'altra posta in gioco. Allora, siccome alcuni, soprattutto un grande Tero, insisteva sul fatto che alcuni sono poeti, io vorrei sapere se c'è anche questa dimensione e articolerei con l'idea che mi è venuta ascoltando all'ultimo scambio, cioè si è parlato in genere dei dialetti. Non credo che la coscienza del rapporto che si ha col proprio dialetto, la propria lingua in realtà, sia uguale in tutte le regioni in cui i dialetti si parlano. E quindi si potrebbe anche articolare questo secondo livello di interrogazioni, insomma, le problematiche in gioco. Se in termini di poetica emerge talvolta la coscienza di, e se questo si può anche geografizzare, se mi si permette il neologismo. Sicuramente, come abbiamo visto in Calabria e a Napoli, sicuramente dietro c'è un grandissimo amore per il proprio dialetto, la propria lingua, no? Per i napoletani il napoletano è una lingua, non è un dialetto. Io vorrei fare un parallelo tra questo periodo appunto degli anni 50 dell'Ottocento con gli anni 70 del Novecento, perché negli anni 70 a Napoli c'è stata una grande produzione, una grande riscoperta grazie a De Simone, la nuova compagnia di canto popolare, i canti diciamo del dialetto, delle tradizioni anche letterarie. Quindi io sì, penso, sono d'accordo con lei che alla base, dietro di tutto questo, c'è un grande amore per il proprio dialetto e volerlo rendere. No, se vi interessa l'argomento, c'è quello, la web che lui aveva, Granatiero aveva dietro, il vocabolario dei dialetti italiani, è importante quello. E poi anche questa pagina web che si chiama Dante Poliglota. Quindi lì potete trovare tutte la commedia in tutte le lingue, compresi tutti i dialetti. Quindi, e ci sono saggi, non so,
cioè, basta cliccare l'antipoliglota e avete anche in catalano, capito? Per esempio, non so, qui c'è, cosa c'è qua? Ah, beh, questo è in Spagna, cioè, cita Ángel Crespo, eccetera. Però insomma ci sono un po' tutto in questa pagina web. Che si chiama... Io volevo dire una cosa. Mi è interessato molto la professoressa Calagnin rispetto alla possibilità che negli anni 90 si potesse fare un'operazione di questo tipo qua. Perché proprio in ambito napoletano nasceva il gruppo Baldus, che poi faceva riferimento a Mariano Baino, Loce, Piazza Pollaro, che fanno tutta una riattivazione delle varietà regionali, che come dire, pongono un'attenzione molto differente rispetto all'utilizzo del dialetto, che non è lo stesso, diciamo, di rivitalizzazione dei dialetti che viene tra gli anni 50 e gli anni 60, e che veramente aveva, come dire, creato le condizioni e l'illusione che si potesse riscoprire, si potessero rigenerare le potenzialità delle varietà regionali. E sono veramente, piacevolmente concordo col fatto che oggi questa operazione invece risulta un po' più, come dire, le condizioni storiche non sono più pronte per questo tipo di operazione. Però negli anni 90 si è carestata l'occasione di rivitalizzare i dialetti nella poesia contemporanea in una maniera efficace, ed effettivamente ci sono state delle produzioni efficaci a livello dialettale, non soltanto in ambito campano. Dunque ci sta. Forse sarà stata una reazione alla globalizzazione, c'è questa sorta di glocal, questa omogeneità linguistica che stava nascendo col web. Però sì, gli anni 90 hanno segnato forse un po' l'ultima occasione ora di poter utilizzare le varietà regionali. L'ultima, non diciamo l'ultima, Lorenzo. Scusa Lorenzo, volevo chiederti in Sicilia? In Sicilia che cosa? Il siciliano soffre di uno stigma più profondo rispetto al campano. Cioè l'utilizzo del siciliano in senso poetico, ecco, sì, viene riscoperto o come sorta di recupero di un siciliano illustre. Il peso comunque della nostra tradizione letteraria, cioè che è quella di Federiciana, continua a insistere nonostante siano ovviamente tutte toscaneggianti, però abbiamo questa sorta di... cioè, è una posizione più sciovinista, ecco. E alle volte poi si traduce anche, ci sono anche delle traduzioni dal siciliano della Divina Commedia dell'inizio del Novecento, che però non sono... che esattamente come diceva, non mi ricordo ora, mi scusate, per me è sfuggito un po' dall'audio, che sì, quello lì era un tentativo di mettersi a confronto con la lingua di Dante e di vitalizzare il siciliano ricalcandolo sulla traduzione dantesca. Però le versioni sperimentali più efficaci che si producono durante gli anni 90 sono in ambito campano e anche in ambito veneto. In Veneto pure, e genovese, qualche cosa di interessante. Poi per il resto questi sono i tre ambiti, diciamo, le tre zone in cui la poesia contemporanea esprime meglio di sé all'interno delle varietà regionali nell'ultimo spazio degli anni 90. Ed è l'ultima, non l'ultima in senso assoluto, ma è stata, come dire, l'ultima in ordine di tempo. Aspettiamo nuove leve. Ho trovato in veneziano, dice: a mesa strada della vita umana mi son trovato dentro a una selva scura che persa mi gavea la tramontana. No, io volevo giusto confermare che secondo me negli anni 90 vengono rimessi in gioco i dialetti anche come reazione contro la... non solo la mondializzazione, l'Europa. C'è una reazione anti-Europa che si esprime attraverso le scelte delle lingue più locali. Perché non ci scordiamo che il Veneto è alla fine, è negli anni 90, che domanda l'indipendenza. Io non credo tanto anti-Europa, ma nel fatto che l'Europa...
Sì, che l'Europa si stia geograficamente riscrivendo, la caduta del muro che permette la... anni addietro c'era un immobilismo dal punto di vista della geografia politica che nessuno avrebbe immaginato che si potesse smuovere minimamente. Non so, quando io studiavo geografia negli anni 70-80 non pensavo che in Europa ci fossero poi ora tante tante capitali da imparare a memoria. Le mie, per quanto riguarda l'est, erano 4-5. Voglio dire che questo passaggio penso che abbia improvvisamente significato la possibilità di riscrivere una geografia in Europa diversa, politica e non politica, no? E linguistica. Penso che sia stato importante, non lo so, però è durato effettivamente relativamente poco. Scusatemi, ma essendo toscana, i problemi dei dialetti mi arrivano sempre lateralmente. Ma la questione, per esempio, delle due traduzioni in napoletano. Il dialetto è come la lingua, funziona esattamente come la lingua da tutti i punti di vista, anche il punto di vista culturale, sociologico. E se non appartengono questi scrittori allo stesso ambito, voglio dire, la differenza tra un borghese che parla napoletano, un popolano, uno del popolo che parla napoletano, un aristocratico che parla napoletano, anche se parlano tutti e tre napoletano, non sarà mai lo stesso napoletano. Perché c'è sempre una stratificazione. Certo, è sociale, culturale. Io in ogni caso sono stupita e veramente contenta di constatare che comunque le due versioni sono tutte in terza rima. Cioè, ma tradurre in terza rima e riuscire a rimanere vicini al senso originale, ma è un exploit incredibile. Forse certi dialetti si prestano meglio che altri, in effetti, a livello di lunghezza sillabica, a riprodurre, però c'è tutto il discorso sul lessico, la posizione di rima, la costrizione è immensa, e quindi entrambi bravissimi. Non è che inventano la lingua orale, ma hanno una lingua che funzionava anche nelle canzoni, funzionava la rima e funzionava il metro. Voglio dire che molto più difficile la prosa, la prosa scientifica, per esempio, la prosa tecnica, la prosa non letteraria per questi dialetti, che non la poesia, perché poesia e teatro erano i territori che erano tradizionalmente, certo, quindi ciò non significa che sia facile tradurre Dante in terza rima, però voglio dire, c'erano alcuni strumenti a disposizione che avevano sicuramente. Io volevo solo fare una precisazione, se possibile. Dicevo appunto che, cioè, io per esempio, quando parlavo prima della multiforme situazione, condizioni linguistiche degli anni 90, parlavo di varietà regionali. Cioè, la sociolinguistica ormai ampiamente ha assorbito il concetto che i dialetti non esistono. Cioè, nel senso, sono forme oscillanti che hanno ognuna la propria dignità culturale, perché il dialetto, come dire, dà una condizione di subordinazione, per cui alla fine dipende dal grado di sostanza culturale che quella varietà di lingua a livello sociolinguistico, che può essere regionale come variante, ma anche, come dire, diamesica, diafasica, insomma, tutte quei parametri lì. Per cui io, cioè, nel senso, la parola dialetto, per esempio, anche insegnando, la utilizzo molto poco, perché oggettivamente ogni condizione sociolinguistica ha la sua peculiarità, la sua possibilità di riprodurre, di riprodursi. Per cui sul dialetto, insomma, sono un po'... è una parola che tendo a non utilizzare molto. Poi ovviamente per motivi di ordine, no, per categorie comprensibili,
si utilizza, tipo come sono le varietà dialetti degli anni 50-70, perché si utilizzava lì, ma proprio negli anni 80 e 90 la sociolinguistica recepisce questa cosa qui, curiosamente proprio nel periodo in cui, proprio nell'ultimo periodo in cui le varietà regionali cominciano ad avere, hanno avuto la possibilità, una carica espressiva. Di lingue regionali, c'è dietro anche una legislazione che, nuova, che permette di parlare di lingue regionali e non più di dialetti, no? Dico, sono d'accordo comunque con quanto dici. Come fenomeno interessante, adesso stavo guardando il padovano, no? Una traduzione padovana del 1975 fatta da un medico che recupera Ruzzante, padovano bifolco. Interessante questo, voglio dire, è avanguardista, cioè, perché ricordate che Ruzzante non si capisce niente se non in italiano, uno che proprio neanche un padovano, cioè, ricordo Dario Fo che diceva: ho provato a recitare Ruzzante in piazza Padova, non mi capiva nessuno, quindi però guardate, dice, se questa IE, che la L non la so pronunciare molto bene, me lo dice sempre mia moglie. Comunque, pressa poco, a metà de IA, me vita, me soccata in mezzo a una foresta, ca gheo perso il caibro e a strada dritta. Però bifolco, interessante, non voglio dire che ci sono fenomeni anche non di solo, no, di avanguardisti anche, no? Voglio dire, non è solo così insegnare, no? Oppure recuperare la lingua, ma anche questo fenomeno che poi deve essere, questo può essere collegato a Franco Loi, a tanti altri, no? No? Alla poesia dialettale però moderna, no? Bene, cosa dite? Andiamo via? Fioi? Se finì la festa? Namo. Ciao Lorenzo, grazie. Sì, ciao Lorenzo, grazie. Oh, grazie a tutti. Ciao. Un saluto da Torino. Ciao.